in collaborazione con CGFS Prato. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti all'appuntamento con Weekend Sport, il rotocalco sportivo di TV Prato che intende presentare tutti gli avvenimenti sportivi in programma a Prato e provincia nel prossimo weekend. E allora cominciamo subito con il campionato di Serie D Girone D con il Prato che è reduce da due vittorie consecutive, l'ultima in ordine cronologico, quella ottenuta sul campo del Crema che ha visto la formazione bianco-azzurra imporsi per 5-2. Una vittoria importante quella del Prato che è arrivata in rimonta in quanto il Crema nei primi 26 minuti di gioco aveva ottenuto la possibilità di portarsi due volte in vantaggio, quindi sul risultato di 2-0. Poi la replica del Prato che ha beneficiato dell'espulsione di un giocatore del Crema avvenuta al minuto 28 nel corso della prima frazione di gioco e poi è riuscita prima ad accorciare con Petronelli, poi a pareggiare con Sheriff Diallo al termine della prima frazione di gioco e nel corso della ripresa ha messo la freccia la formazione allenata da Lucio Brando segnando a ripetizione con un gol davvero molto belli anche sotto il profilo della fattura, il primo realizzato da Andrea a Diego Mobilio, successivamente da Francesco Renzi e nel finale da Isuf Cela. 5-2 per il Prato che con questa affermazione riesce a centrare la 14ª vittoria stagionale, a portarsi a quota 48 in classifica, quindi di fatto ha certificato la permanenza in categoria. Un Prato che nel prossimo turno in programma domenica alle ore 15 allo stadio Lungo Misenzio affronterà l'Aglianese nel derby. La formazione nero-verde l'Aglianese che di punti in classifica ne ha 49, una compagine che ha disputato un campionato di assoluto livello, una squadra giovane che nelle ultime due gare ha comunque segnato due sconfitte, prima sul campo della Bagnolese per 1-0 e successivamente domenica scorsa al Germano Bellucci in casa con il Mezzolara sempre sconfitta per 1-0. Ma il derby si sa è una partita che fa storia a sé, quindi sarà una partita sicuramente da seguire con grande attenzione. Il Prato cerca la terza vittoria consecutiva per anche avere il suggello della matematica alla permanenza in categoria. Tra l'altro, per quanto riguarda domenica prossima, la società bianco-azzurra ha indetto la possibilità di acquistare il biglietto per la curva Matteo 27 ad 1 euro. Insomma, tutti allo stadio per questo derby tra il Prato e l'Aglianese, con il Prato che vuol chiudere alla grande questa stagione non certo positiva. E adesso continuiamo a parlare di calcio, ma scendiamo nel campionato di eccellenza. Parliamo del campionato d'eccellenza Girone B che ha già decretato i verdetti per quanto riguarda la regular season con la Zenit Prato che ha ottenuto l'accesso ai playoff. Quindi la formazione allenata da Simone Settesoldi avrà l'opportunità di giocare appunto l'appendice finale al campionato. Zenit Prato che giocherà domenica prossima alle ore 15 al Manni di Colle Valdezza dove incrocerà i guantoni con la Collegiana. Nell'altra sfida playoff invece si affronteranno la Castiglionese e il Pontassieve. Per quanto riguarda la gara della Zenit sul campo della Collegiana, la formazione di Simone Settesoldi dovrà vincere in quanto ha chiuso dietro alla Collegiana che appunto in classifica era seconda e quindi dovrà in tutte le maniere ottenere la affermazione sul campo per accedere poi alla finalissima. Altro match particolarmente importante della giornata è il play-out per determinare la terza squadra retrocessa
in promozione, se lo giocheranno nella sfida diretta il Porta Romana e il Firenze Ovest, una vera sfida per cuori forti. Quindi, insomma, il campionato d'eccellenza sta entrando davvero nel vivo. E adesso, come tutti i venerdì, ci colleghiamo con la nostra diletta Bitorsoli, che questa settimana va alla scoperta di tutti quelli che sono gli eventi che il Centro Giovanile di Formazione Sportiva va a presentare per quanto riguarda la stagione estiva. Allora colleghiamoci con il Centro Scienze Naturali di Galceti, dove c'è per noi la nostra diletta Bitorsoli. A te la linea. Ciao Massimiliano, buonasera e grazie per la linea anche questo venerdì. Sono qui stasera con Massimo, che è il responsabile degli eventi e delle attività outdoor del Centro Giovanile. Buonasera Massimo. Ciao, buonasera. Usciamo fuori ora dal periodo invernale del Centro Giovanile, dove con le famiglie abbiamo fatto attività sia per quanto riguarda le ciaspolate, portando le famiglie in giro per la montagna pistoiese con le ciaspole, sia durante le domeniche, portando i ragazzi per imparare a sciare. Queste attività le facevate anche prima del Covid, avete continuato a farle anche nel periodo di pandemia e adesso sono riprese. Come sono i risultati? Allora, tranne il calo del 2021, quest'anno abbiamo già raggiunto i risultati del 2019, quindi sia numeriche importanti per quanto riguarda il corso di sci, che comunque avevamo 40 bambini, che la maggior parte non aveva mai messo gli sci ai piedi, quindi è stato un ottimo risultato. E soprattutto per le famiglie, perché nel periodo di gennaio, inizio febbraio, con la neve che era venuta, siamo riusciti a fare più di 120 persone a portare a ciaspolare all'interno del compressore della Doganaccia. Quindi ciaspolate e corsi di sci per bambini di ogni età? Sì, per bambini e anche per le famiglie che sono intenzionate a fare questo tipo di attività e per passare la domenica in un modo differente dal solito. Quindi anche le famiglie potrebbero fare il corso di sci? Anche le famiglie. Alcuni genitori sono venuti ad accompagnare i figli per la prima volta sugli sci, magari riprendevano a sciare dopo tantissimo tempo e hanno riniziato con noi. È stato un bel risultato. Adesso la stagione invernale è finita, si parla dell'estivo. Quali sono le attività che andrete a intraprendere in questo periodo? Stiamo per ripartire con l'attività estiva, anche lì non ci siamo mai fermati e siamo molto contenti. L'anno scorso abbiamo ripreso con una settimana alla Doganaccia e una settimana a Cavarzano. Quest'anno confermiamo una settimana alla Doganaccia, però aumentiamo con 2 settimane a Cavarzano. È un campo residenziale, li prendiamo il lunedì, i ragazzi, li riportiamo il venerdì. La Doganaccia ha una situazione all'interno di un albergo su alla Grande Baita e le attività giornaliere variano dal trekking, dall'orienteering, dal tiro con l'arco. C'è la possibilità anche del parco avventura e del bob su rotaia. Li porteremo a camminare sul lago Scaffaiolo, quindi ecco, un'attività all'aria aperta, però con le comodità di avere un albergo. E a Cavarzano invece è un'attività molto più wild, perché li portiamo all'interno del campo scout e dell'Alpe di Cavarzano, e lì facciamo tutte attività di tipo ambientale, dove ci sarà il bushcraft, cioè tutte quelle attività ambientali dove devono costruire per farsi il fuoco, per farsi un capanno e quant'altro. E comunque teniamo sempre orienteering, trekking, tiro con l'arco, slackline, ecco, tutte attività del tipo ambientale che magari i ragazzi non sono abituati a farle a Prato. Anche questo è aperto per ogni fascia di età? Sì, allora, per quanto riguarda la Doganaccia, l'età è dai 7 ai 14 anni. Per quanto riguarda Cavarzano, cerchiamo dagli 8 anni in su, perché comunque c'è un minimo di più di autonomia da avere, cioè di essere bravi e essere autonomi per stare fuori con altre persone. Insomma, un contesto completamente un po' più wild, differente rispetto alla Doganaccia. Se qualche genitore all'ascolto fosse interessato, sono già aperte le iscrizioni? Allora, apriremo dal martedì 2 maggio, e sarà online sul sito del Centro Giovanile e sulle pagine social del Centro Giovanile e del CGFS Outdoor. E saranno aperte le iscrizioni e ci sarà un prezzo agevolato a chi si iscrive prima, e così poi per partire poi la settimana della Doganaccia sarà dal 26 al 30 di giugno. Mentre per quanto riguarda Cavarzano facciamo dal 10 al 14 di luglio la prima settimana e dal 17 al 21 di luglio la seconda settimana. Perfetto, grazie Massimo. Quindi insomma avrete tantissime opportunità per segnare i vostri figli nei centri estivi del Centro Giovanile. Noi per il momento vi restituiamo la linea, ma ci vediamo tra pochissimo.
Sono tante le iniziative quindi della CGFS in programma in vista appunto della stagione estiva. E poi rimanete lì perché a breve ci collegheremo nuovamente con la nostra diretta Pitorsoli per ulteriori informazioni, ulteriori approfondimenti. Adesso continuiamo con la nostra scaletta, è il momento di parlare di rugby. -2 al termine della regular season con i Cavalier Union Prato che hanno ottenuto la vittoria contro Livorno. Appunto le immagini si riferiscono proprio a questo confronto per 33-24. Una vittoria fondamentale perché consente a Prato di portarsi al secondo posto in classifica con la Lazio che è sempre capolista, inarrivabile 90 punti, ma Prato ha superato la Capitolina e sarà veramente un testa a testa incredibile perché Cavalier Union Prato ha 76 punti e l'Union Rugby Capitolina di punti ne ha 74. Una vittoria importante contro Livorno in vista poi di un secondo match casalingo, quindi il secondo consecutivo, domenica alle 15.30 al Chersoni di Iolo con la formazione di coach Chiesa che affronterà Perugia. Per quanto riguarda invece la Capitolina, che è la squadra con il quale Prato sta lottando gomito a gomito per il secondo posto, giocherà in trasferta sul terreno del Livorno. E poi la domenica successiva, l'ultima di campionato, con la sfida tra Capitolina e Cavalier Union Prato. Quindi sarà veramente un finale al cardiopalma per quanto riguarda il campionato di rugby di Serie A. Il Prato però è pienamente in corsa per i play-off. E adesso è il momento di andare a salutare i nostri ospiti in studio e quindi saluto subito Francesca Fiaschi che è la presidente del CF 2001. Buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie. E insieme a Francesca Fiaschi, Fabrizio Gambaiani che è responsabile del Walking Football per quanto riguarda il CF 2001. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie dell'ospitalità. E cominciamo proprio a parlare di calcio camminato, parliamo all'italiana così riusciamo a far capire meglio i nostri amici all'ascolto, alla visione. Io partirei subito con Fabrizio Gambaiani, perché al CF 2001 avete voluto una squadra di calcio camminato? Innanzitutto come funziona, perché noi siamo molto curiosi, e quali sono le regole del gioco? Certo, allora brevemente il calcio camminato, walking football, è una disciplina sportiva giovane per non più giovani. Mi spiego meglio. È molto bella come definizione. È una disciplina che è nata nel 2011 in Inghilterra, che ha avuto il suo sviluppo più forte dal 2014 in poi, sempre in Inghilterra, allorché le squadre principali professionistiche hanno inserito questa disciplina all'interno della loro attività. Quindi poi dopo si è diffusa anche nelle altre nazioni europee e piano piano è arrivata anche in Italia. Dunque, il calcio camminato a me è stato proposto l'anno scorso, proprio di questi tempi, dagli amici di Firenze di partecipare a un torneo a Siena. E mi è stato chiesto, sei in grado di organizzare una squadra di calcio camminato? Io lì per lì sono rimasto un po' così, a bocca aperta, perché non sapevo di che cosa si trattasse. Però dice, guarda, è semplice, ci sono poche regole da rispettare. La prima, chiaramente, si intuisce, è non si può correre, bisogna camminare velocemente, non si può toccare l'avversario, cioè non vi è contatto, e poi un'altra regola che viene rispettata è che il campo più grande di un campo di calcetto, un po' meno del calcio a 7, misure sono 40x20, e c'è un'area di rigore entro la quale non può entrare né attaccanti né difensori. Quindi abbiamo provato a fare questa squadra, l'abbiamo messa su, siamo andati a Siena, abbiamo vinto il torneo. Avete cominciato con il botto. Subito. Si gioca 5 contro 5. 5 più il portiere. 5 sì. Più il portiere. In quella manifestazione c'era anche il selezionatore della nazionale che mi ha detto, dice, sareste interessati a partecipare con noi al mondiale? Come no? E quindi a luglio abbiamo partecipato anche al mondiale organizzato a Firenze e ci siamo, insomma, anche comportati bene.
Siamo arrivati in semifinale. Questo è un grandissimo risultato. E subito il CF 2001 con Francesca Fiaschi ha risposto presente, perché la società ha voluto dare l'opportunità di costruire una squadra che appunto possa far divulgare questo nuovo sport. Sei stato subito favorevole? Assolutamente sì, io ho abbracciato subito la causa del calcio camminato, mi è piaciuta sin da subito, sin quando Fabrizio me ne ha parlato, e quindi mi sono subito fatta promotrice personalmente e con il CF 2001, perché credo che per noi sia un ciclo che si chiude, cioè noi abbiamo dai bambini piccoli passando da tutte le annate fino a questo punto ad arrivare anche agli over 50, e quindi per noi è una soddisfazione incredibile. Tanti ex giocatori che quindi tornano a vestire i panni di protagonisti, anche questo, Gambaiani, una delle sfide che voi andate a proporre. Sì, esattamente, proprio questo è stato diciamo l'impulso maggiore che ho avuto per organizzare questa squadra, perché a parte i primi 4-5 che ci trovavamo sempre per le partitelle tra amici, dopo praticamente è stata una diffusione automatica. Sono stato contattato da tantissimi amici che giocavamo insieme e che naturalmente hanno smesso come me di calcare agonisticamente i campi di calcio per partecipare a questa nuova attività. Perché dico brevemente che ci sono tre fasce, praticamente si parte dagli over 50 che sono i ragazzi, poi ci sono gli over 60 e addirittura anche gli over 70, quindi è una disciplina che praticamente leva dal divano tutti quegli ex giocatori che avevano abbandonato l'attività agonistica per limiti d'età. Vi allenate camminando, lo dice il nome. Ci alleniamo camminando, però velocemente, e non è una cosa facile. Sembra così, a parlare, dice vabbè, calcio camminato, che vuoi sia. No, non è proprio così, perché a camminare velocemente per 15-20 minuti, alla fine i muscoli si sentono. E quindi è sicuramente un aspetto importante anche per ovviamente tutti gli atleti in là con l'età, per mantenersi attivi e avere anche benefici sotto il profilo della salute. CF 2001 che però non è solo calcio camminato, presidente Fiaschi, è una società che sta crescendo, settore giovanile, prima squadra, insomma continuate nel segno di tuo padre Andrea Fiaschi, che ricordiamo sempre con grande piacere, che è stato sicuramente l'anima di questa società. Progetti per il futuro? Sì, allora, come sai, noi ci teniamo tantissimo, sia io sia mio fratello Filippo, a portare avanti i progetti che aveva iniziato nostro padre, che è comunque una figura che si sente sempre e sempre con noi, quindi cerchiamo appunto di dare continuità. Il futuro, stiamo investendo tantissimo nel calcio scuola, perché è un segmento che ci caratterizza da sempre. Tra l'altro è un segmento che ci permette anche di lavorare con il sociale, che per un'associazione sportiva dilettantistica non è banale, quindi non solo il risultato, ma la pratica sportiva, ma anche da parte nostra un impegno sociale che permetta anche di dare delle possibilità e delle opportunità magari a quei bambini, a quelle famiglie che non possono permetterselo. E questo è sicuramente un aspetto importante, fondamentale. Prima squadra che quest'anno, insomma, forse non ha rispettato proprio quelli che erano le previsioni della vigilia, squadra che milita nel campionato di prima categoria. Esatto. La prima squadra, sì, quest'anno abbiamo sofferto nella prima parte dell'anno. Abbiamo fatto un ritorno molto buono, a mio avviso, e quindi ci portavamo dietro appunto le mancanze del primo periodo. E è una prima squadra nella quale anche lì io credo tanto, il gruppo c'è, i ragazzi ci sono, quindi fanno gruppo, giocano insieme, c'è voglia di vincere, quindi ci prepareremo per il prossimo anno in maniera ottimale. Ne siamo sicuramente convinti. Gambaiani, il calcio camminato si affilerà alla Federazione Italiana Gioco Calcio, è già affiliato. Quali sono i prossimi passi di questa disciplina? Sì, so, parlando anche col presidente della associazione, che sono stati fatti i primi passi per l'affiliazione alla FIGC, ancora non è stata riconosciuta perché mancano ancora i numeri. A proposito, io lancio un appello a tutte le società sportive di Prato perché istituiscano al loro interno una squadra di calcio camminato, perché almeno in questo caso potremmo fare anche
un campionato a livello provinciale per poi farlo anche a livello regionale. Noi lo scorso fine settimana abbiamo organizzato e realizzato un bel torneo a Casale, al quale hanno partecipato le nostre due squadre, poi la squadra del Comune di Prato, del Comune di Vaiano, poi una squadra di Pisa e una squadra di Firenze e una di Lastrassigna e anche la squadra della Curia, cosa che insomma è stata una bella soddisfazione portare. Assolutamente, tra l'altro il ricavato è andato a diciamo a motivi benefici, al fondo di solidarietà del Buon Samaritano, quindi, sì, insomma, della Curia fra l'altro, quindi per aiutare le famiglie. È stata veramente un'iniziativa lodevole. Per chiudere con la presidente Fiaschi, e quindi il sogno è avere la più giovane o il più giovane e il più anziano al CF 2009. Assolutamente. Chiudete il cerchio, quindi. Chiudiamo davvero il cerchio, questo è il nostro obiettivo. Tutto dai più piccoli ai più grandi. E noi vi continueremo a seguire ovviamente e facciamo un grosso, grazie, in bocca al lupo per questa iniziativa e continueremo a seguire anche il calcio camminato. E occhio a chi corre, perché viene subito sanzionato. Sono rigidissimi. È punizione, se uno entra nella propria area, rigore. Perfetto, quindi bisogna stare molto attenti, camminare e basta. Noi proseguiamo con la nostra scaletta parlando di basket. È terminata la regular season per quanto riguarda il campionato di basket al quale partecipa la formazione dei Dragons. Nell'ultima gara a cui si riferiscono le immagini, i Dragons hanno superato in casa Legnaia per 72-63. Una affermazione davvero importante perché consente di accedere ai playoff per appunto il salto di categoria in posizione privilegiata, quindi avranno l'opportunità i ragazzi di coach Pinelli di giocare l'eventuale bella dei playoff in casa. Contro Legnaia, prestazione monstre di Staino, 22 punti, 20 per Salvadori e 12 per Magni. Per quanto riguarda i playoff con Prato che sarà impegnato contro Mensana Siena, prima gara lunedì 1 maggio alle 18 alle Toscanini, quindi si comincerà subito con la prima gara dei playoff, playoff che saranno al meglio delle 5 gare, quindi poi si rigiocherà giovedì 4 sempre alle Toscanini alle 21:15 in questa fattispecie, poi la gara 3 domenica 7 di maggio alle ore 18 al Palace Calvo di Siena e poi eventualmente la gara 4 ancora a Siena e l'eventuale quinta gara appunto sarà di scena come detto in precedenza in casa, quindi al palazzetto delle Toscanini. Per quanto riguarda gli altri playoff che verranno disputati, ci saranno gli incroci tra Arezzo e Lucca, Siena ad Altopascio, la seconda squadra di Siena iscritta al campionato, la Virtus, poi la Agliana con Quarrata, il derby tutto pistoiese ed infine appunto il confronto tra il Prato e il Mensana di Siena. I playoff stanno per partire. E adesso è il momento invece di parlare di volley al maschile. Anche in questo caso stiamo entrando davvero nelle battute conclusive per quanto riguarda il campionato di volley maschile a quale partecipa la formazione della Cabel Prato. Le immagini si riferiscono alla vittoria ottenuta appunto sabato scorso dalla formazione pratese contro Modena per 3-0. Non c'è stata partita con i parziali 25-19, 25-20, 25-20 che hanno visto quindi l'affermazione della Cabel Prato che si è portata a quota 42 in classifica. Quindi una situazione di assoluta tranquillità per la formazione pratese che quindi può giocare le ultime gare della regular season in tutto. Tranquillità. Per quanto riguarda il prossimo match, sarà in programma domani alle ore 18 al palazzetto dello sport di Foligno, dove la formazione pratese andrà appunto ad affrontare l'Italchimici di Foligno, che è invece alla ricerca affamata di punti perché ne ha 24 in classifica, quindi sta cercando di evitare i play-out. Quindi il Prato per migliorare la propria posizione in classifica, mentre Foligno per cercare di evitare i play-out, una partita davvero interessante. E adesso è il momento invece di parlare di calcio a 5 di Serie B.
Parliamo di futsal, con la formazione del Futsal Prato che domani giocherà l'ultima gara appunto della regular season, con la formazione allenata da Massimo Zudetic che affronterà sul terreno amico del palazzetto del Keynes la formazione La Mattagnanese di Borgo San Lorenzo. Allora, il Futsal Prato è già ai playoff, quindi questo è già ufficiale, però dalla partita con La Mattagnanese verrà stabilita la posizione in cui chiuderà appunto in graduatoria, e questo cambia molto poi negli incroci, nella griglia playoff. Quindi una partita, quella con La Mattagnanese, che è determinante per capire se Prato chiuderà al quinto o al sesto posto. Le immagini che stanno andando in onda invece si riferiscono al match di sabato scorso con il Futsal Prato, che è stato battuto per 5-4 da Pontedera, quindi una battuta d'arresto che ha interrotto una striscia positiva di 8 vittorie consecutive. Comunque una sconfitta indolore, e domani alle ore 16 al palazzetto del Keynes il match con La Mattagnanese, formazione di Borgo San Lorenzo, per cercare di chiudere al quinto posto. Sarebbe davvero un grandissimo risultato. E adesso è il momento di tornare in palestra a parlare di pallavolo, questa volta al femminile. E in questo caso non ci sono buone notizie per la Pallavolo Prato, che è stata sconfitta nel match che poteva valere i playoff da Riccione. Le immagini si riferiscono proprio a questo confronto, con Prato che è stata superata da Riccione per 3-1. Una sconfitta che ridimensiona le ambizioni della formazione pratese, che ormai di fatto è fuori dai playoff, una vera beffa. Riccione si è imposto per 3-1 con i parziali di 25-12, 26-24, 25-14 e 30-28, quindi una sfida davvero importante che ha consentito a Riccione di portarsi al terzo posto in classifica. Intanto in testa alla graduatoria c'è sempre Ozzano Bologna, seguita da Ambra Cavallini di Ponte della quota 64. Terza posizione ormai consolidata da Riccione. Per Prato rimane comunque una stagione assolutamente positiva. Domani sarà in campo a Pistoia a giocare al palazzetto della palestra appunto del Kennedy contro l'ABC Ricami. Prato contro Pistoia è un derby per la gloria, ma è sempre un derby, e quindi le ragazze pretese sicuramente si dovranno far valere. E adesso è il momento di tornare a parlare di calcio. Facciamo una parentesi di calcio giovanile. Sarà in programma in questo weekend la 16ª edizione del trofeo Jacopo Menchi, una manifestazione davvero importante che vedrà 10 formazioni professionistiche al via e 2 dilettanti. Sarà una sfida particolarmente attesa tra queste compagini a livello di squadre under 13. Il roster delle squadre che partecipano è veramente di altissimo livello: la Roma, la Sampdoria, l'Udinese, l'Atalanta, la Fiorentina, lo Spezia, il Torino, il Parma, l'Empoli, il Pisa, e 2 formazioni appunto dilettanti: il Limite Capraia, che ha vinto la fase eliminatoria riservata alle formazioni dilettanti, e la formazione padrone di casa della Pietà 2004. Si comincia domani mattina alle ore 10:30 con il match d'apertura che sarà Empoli-Pisa, poi la finalissima invece ci sarà lunedì 1 maggio alle ore 17:30 al campo Faggi in via Capponi a Prato, con tantissimi osservatori addetti ai lavori. Insomma, il Menchi è veramente una vetrina importante per il calcio giovanile, quindi per un weekend Prato sarà la capitale del calcio giovanile in Italia, e quindi sarà un appuntamento assolutamente da non perdere. 16ª edizione del trofeo Jacopo Menchi. E adesso torniamo a collegarci con la nostra diletta Bitorsoli, sempre alla scoperta di tutte le iniziative estive del Centro Giovanile di Formazione Sportiva. Quindi nuovamente ci colleghiamo con la nostra inviata e cerchiamo di avere ulteriori indicazioni. A te la linea, Diletta.
Grazie per la linea Massimiliano, siamo tornati e bentornati a tutti i nostri telespettatori. Sono con Isi, buonasera Isi. Ciao Diletta. Isi stasera ci presenterà il Summer Basket Camp, che non riguarda solo basket ma ci saranno delle sorprese. Isi, spiegaci come funziona questo Summer Camp. Allora, ritorniamo dopo la sosta Covid, per cui sono proprio contentissima di essere riuscita a rimettere su questo camp residenziale. Lo faremo presso la colonia del Fabbricone, la vecchia colonia del Fabbricone, ma è tanto di cappello perché è veramente tenuta bene, in collaborazione col Centro Marino Santa Barbara, che sono lì vicino a Calambrone. Cosa facciamo? Faremo basket la mattina, il campettino all'aperto e poi tanto mare. Tanto mare, e quando staremo sul mare, ovviamente sulla spiaggia attrezzata del Centro Marino lì di Santa Barbara, dove c'è insomma ombrelloni, dove c'è il bagnino, tutto, per cui è una spiaggia ben curata e sorvegliata, insegneremo ai bambini ad andare sul SUP. Quindi insomma tantissime esperienze, il centro giovanile si sta organizzando alla grande per quest'estate. Sì, ecco, ti ho detto, ritorniamo dopo averlo fatto già per 2 anni, per cui io ho voluto fortissimamente riproporlo, perché è un'esperienza nuova per i bambini, la prima volta magari che stanno fuori casa senza genitori, e ahimè mi toccherà fare un po' di nottate, però è un momento di crescita, con ovviamente l'attività che loro proveranno a fare magari per la prima volta, o che già sono bambini che io durante l'inverno gli faccio mini basket, per cui una opportunità di fare basket all'aperto in questo campetto che è lì nel centro marino. E poi, oltre, mi sono dimenticata la novità anche di quest'anno, che il centro marino di Santa Barbara ci dà l'opportunità anche di andare in piscina, per cui piscina, bagno in piscina, bagno in mare, SUP, basket, cioè è proprio, penso che poi dopo i bambini quando torneranno ricorderanno veramente di questa fra virgolette avventura, che sicuramente li fa crescere. Questa è una grande soddisfazione. Sicuramente stare con i bambini, cioè io dico sempre il mio è il più bel mestiere del mondo, perché stando con i bambini ci si diverte come se si fosse fermato il tempo, per cui le iscrizioni, come ha detto Massimo, sono aperte, andate sul sito del centro giovanile e prenderete tutte le informazioni. In più, se qualcuno vuole qualcosa in più, tanto il mio numero lo trovate dappertutto e mi chiamate senza problemi. O comunque possiamo contattare il centro giovanile. Assolutamente sì. Io ho la tavola da SUP, quindi potrei anche passare a trovarti l'ultima settimana di giugno. Benissimo, io ti aspetto, perché iniziamo la domenica del 25 e finiamo il venerdì alle 18, per cui è una settimana, però ti aspetto volentieri, così ti farò vedere i bambini come hanno imparato ad andare anche sul SUP. Molto volentieri, sì. Insomma, grandi progetti quelli del centro giovanile. Noi vi restituiamo la linea e ci vediamo venerdì prossimo. Grazie a tutti, ciao Massimiliano. Sono davvero tante le iniziative del CGFS, quindi in vista della stagione estiva, davvero interessanti e anche aperte un pochino a tutte le possibilità e ai gusti. A questo punto andiamo avanti con un'altra scaletta, parlando di pallamano femminile. Siamo in Serie A, siamo agli ultimi tuffi, mamma mia quanti intrecci, vediamo. Le ragazze della Touche Prato si sono complicate un po' la vita, perché hanno ottenuto risultati non certo esaltanti in quest'ultima parte della stagione, sconfitte nell'ultimo turno di campionato da Teramo, ultima in classifica, 26-24. Però Teramo, con questa vittoria, ad agganciato Mestrino, sono ultime a pari merito con 6 punti. E non è una banalità, perché soltanto una squadra retrocede direttamente. La Touche Prato ha 12 punti, quindi ormai, visto che manca soltanto una giornata al termine della regular season, sono sicuri i play-out. Con l'ultima posizione play-out che è ancora da decidere tra Casalgrande Padana e la Secur Fox di Ferrara. Però c'è un però. La Touche Prato ha 12 punti, il Mezzocorona ne ha 11
e quindi, visto che c'è da giocare l'ultima gara, potrebbe ancora scendere in classifica e perdere una posizione la compagine pratese. Perché? Perché la Tush Prato gioca alle ore 21 domani al Palaco Bilica contro Bressanone. Bressanone che è una formazione di alta classifica, 31 punti ed è sicura già dei playoff, quindi un brutto cliente davvero. Per quanto riguarda invece il mezzo corona, qui veramente una partita per cuori forti, gioca in casa contro Teramo che non può perdere, quindi insomma sarà veramente una serie di intrecci da fare per quanto riguarda questi confronti, con Teramo ultimo in classifica, che appunto andrà sul terreno del mezzo corona, mentre la formazione Latouche giocherà con il Bressanone. Se vince Latouche sicuramente chiude davanti a mezzo corona e poi sarà protagonista nella kermesse conclusiva, vale a dire i play-out. Comunque sarà un finale di campionato davvero al cardiopalma per quanto riguarda la pallamano femminile di Serie A. Adesso è il momento invece di parlare di automobilismo. C'è una notizia davvero curiosa, quindi andiamo a scoprirla insieme. E allora si parla di automobilismo, ma in questo caso si parla ovviamente della scuderia Santo Stefano che ritorna, che debutta tra l'altro al campionato italiano Alfa Revival al Mugello, in programma appunto domani e domenica. Quindi rinasce la scuderia appunto Santo Stefano grazie anche all'iniziativa della società Ruote Classiche di Prato, quindi la scuderia Santo Stefano parteciperà al campionato italiano Alfa Revival con un Alfa Romeo 75-63000 GRA del 1995. Appunto nel prossimo weekend sarà protagonista al Mugello con appunto l'obiettivo di ben figurare. Quindi Ruote Classiche ha deciso di puntare su questa iniziativa, sicuramente interessante, e quanto fascino davvero nel vedere queste monoposto che sfrecceranno al, appunto, al circuito del Mugello e si daranno battaglia, uno spettacolo davvero straordinario con la scuderia Santo Stefano che sono sicura sarà sicuramente protagonista. Insomma, Prato torna in campo anche nel mondo dell'automobilismo d'epoca. Bene, siamo giunti al termine quindi della nostra lunga cavalcata per quanto riguarda Weekend Sport. Consentitemi di salutare i nostri ospiti in studio, quindi Fabrizio Gambaiani, responsabile Walking Football del CF 2001. Il prossimo passo della vostra attività, cosa avete in agenda? Noi vogliamo allargare questa attività il più possibile, quindi cercherò tutte le società sportive di coinvolgerle, perché vogliamo organizzare un campionato provinciale e poi regionale e poi dopo si farà anche gli italiani. E quindi con Gambaiani che sogna in grande, la presidente Francesca Fraschi, bisogna che cominci un attimino a rallentare i bollenti spiriti di Gambaiani, perché insomma l'attività che fate al CF 2001 è già molto importante e mi sembra insomma che le idee ci siano. Le idee ci sono, noi ovviamente le appoggiamo con calma, tranquillità, perseveranza e faremo tutto ovviamente. Bene, intanto grazie Fabrizio Gambaiani e grazie a ovviamente a Francesca Fiaschi. Grazie a te, grazie dell'ospitalità. L'appuntamento con Weekend Sport è rimandato di 7 giorni. Noi ci vediamo venerdì prossimo alle 21.20. Non prendete impegni per un'altra grande puntata di Weekend Sport per darvi tutte le anticipazioni sugli avvenimenti sportivi in programma a Prato e dintorni. Alla prossima, buon proseguimento di serata.